E ciao a tutti ragazzi, sono LucaRed, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, ve l'ho detto che oggi ci sarebbero stati tre video, due il pomeriggio, uno la sera. Che poi manco sera, non è perché è sono le 11 qualcosa, che palle, sto raffreddore. Comunque, andremo a fare il mercato che farei del Milan prima che il video incominci. Iscrivetevi al canale perché chi non si iscrive al canale non arriva a Natale. Fatemi sapere poi qui sotto nei commenti se questo Milan che ho costruito può vincere lo scudetto, come tra l'altro ho scritto, perché sì, è il mercato che farei del Milan e parto da un 15 milioni. In porta del Milan Maignan, Plizzari, Tatarusano, Mirante. Plizzari si presta. Terzini sinistri, Theo Hernandez e Ballotore. Terzini destri, Calabria, Florenzi e Kalulu. Con Florenzi che torna alla Roma perché non lo riscatterò. Difensori centrali Tomori, Romagnoli che ha detto di voler andare via e io lo vendo a 20 milioni. Kjær, Gabbia, richiamo anche Caldara e lo vendo a 5 milioni. L'allenatore del Milan ovviamente è Pioli, quindi 4-2-3-1. In mediana Benacer che non mi sta convincendo e lo vendo a 40 milioni. Tonali, Bakayoko che sì, Krunic a 10 e Popega. Ega. Sulla tre quarti, Brahim Diaz, Messias che non lo riscatto, Maldini, Adli che lo vado a vendere a 10 milioni. Sulla fascia sinistra, Rebic e Leao, Auge che lo vado a vendere a 10 milioni. A destra, Szélemi Kér e Castileco che lo vanno a vendere a 5 milioni. E in attacco, Pellegri che non lo riscatto, Giroud e Ibra e Colombo che lo vado a vendere a 5 milioni. In tutto questo ho riscattato Brahim Diaz a 22 milioni e Bakayoko a 15. Poi gli altri acquisti che ho fatto, Sergio Ramos a 10 milioni, Migliore a 14, Lucca a 5 milioni e Mahrez a 54 milioni. La formazione titolare quindi è Maignan, Hernandez, Ramos, Tomori, Calabria, Kessié, Tonali, Leao, Brahim Diaz, Mahrez e Ibra. Quella di riserva, Mirante, Balotelli, Kjær, Gabbia, Kalulu, Bakayoko, Villar, Szélemi Kér, Maldini, Rebic e Giroud. Che dire ragazzi, per questo è tutto, lasciate like, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre con noi. Ciao ragazzi!